Le motivazioni che mi hanno spinto a fare questa serie sui 10 comandamenti sono delle motivazioni che partono da delle considerazioni del momento che sto vivendo. Ho 82 anni e sono circondato da un mondo che mi piace sempre di meno. Abbiamo abbandonato, abbiamo perso di vista totalmente quelli che erano i principi sani. Ma non tanto quelli che ci sono stati dettati 2000 anni fa. Quelli che ci sono stati dettati molto tempo prima e che 2000 anni fa sono stati codificati. E quindi ho pensato che se avessi portato o avessi tentato di portare all'attenzione di qualcuno di nuovo il decalogo, avrei fatto qualcosa di buono. Ho pensato successivamente a come fare questa cosa, a chi mi rivolgo. Il passo naturale chiaramente è la Chiesa Cattolica. Però ho anche pensato che se un sacerdote dovesse ripetere le lezioni sui 10 comandamenti che ho avuto io negli anni 40, avrei perso in partenza. E allora mi sono fatto suggerire dei nomi di laici, di persone per bene, di persone che hanno studiato profondamente i 10 comandamenti, non solo sui testi, ma sul comportamento delle persone. Ho avuto una grandissima collaborazione dalla Curia, che mi ha suggerito chiaramente i laici che si interessano di queste cose. Ho avuto l'enorme fortuna di aver trovato tutte porte aperte e da tutto questo sono scaturiti 6 ore di risultato finale che andremo a dare in pillole grazie alla stupenda collaborazione di Rossini TV. Saranno 12 trasmissioni suddivise dalla seconda settimana di maggio fino all'ultima settimana di giugno. Nella prima trasmissione ci sarà Sua Eccellenza Monsignor Coccia che in poche parole darà il suo placet a questa iniziativa. Successivamente, e quindi parliamo della terza settimana di maggio, ci sarà Don Marco Di Giorgio che parlerà del decalogo in generale e poi con la terza cominceranno a parlare del primo comandamento con una stupenda performance del professor Garota, studioso di testi antichi, che ci intratterrà per un po' di tempo sull'argomento con termini nuovi e termini, a parere mio, convincenti.